Ragazze, buongiorno, buongiornissimo. Eccoci qua a questa diretta di oggi che ci è stata suggerita da Alessandra. Quindi grazie Alessandra, perché questo argomento di cui parleremo oggi è... Aspettate che vedo un po' di... c'è molta ombra. Vediamo se lo sposto un pochino. Voi come mi vedete? Ah, vedo. Si è collegato qualcuno. Mi stavano chiamando, ecco, benvenuta Silvia. Ciao Liria. Come state? Allora, eccola Alessandra, eccola, grazie a lei che stiamo facendo questa diretta oggi. Allora, ragazzi, questo è un argomento in realtà molto importante perché molto spesso, ed è una cosa, ciao Carmela, ciao, buongiorno anche Caterina, ciao Graziella, ok, è un argomento importante perché molte volte noi donne che cosa facciamo? Ci andiamo a, ciao Caterina, andiamo a metterci, ok, in delle relazioni proprio instabili, cioè con delle persone fredde, distaccate, che magari ci facciamo prendere pure dei grandi abbagli all'inizio, no? Semplicemente perché noi non siamo in grado di creare quel senso di, ciao Patrizia, quel senso di avventura nella nostra vita. E infatti l'ha espresso molto bene Alessandra. Che vuol dire quel senso di avventura? Io l'ho interpretata in questo modo. Ora vi racconto brevemente, insomma, la mia storia da single. Ovviamente ci sono, è durata anni perché adesso sono di nuovo in una relazione. Però io mi ricordo che quando ero single, che cosa succedeva? Innamoravo prematuramente, ok? Non so se mi sentite bene, penso di sì, ditemelo se non si sente. Mi innamoravo prematuramente di uomini che poi si dimostravano tutto il contrario. E però che, perché mi piacevano un sacco questi uomini? Infatti molto spesso anche no, voi mi scrivete, no Giorgia, però questo mi piace un sacco, non riesco proprio a staccarmici. Perché? Perché magari arriva un pinco pallino qualunque, qualsiasi, all'improvviso, e vi inizia a dirvi, ok, dai, allora usciamo, che ne so, vi porta a mezzanotte a vedere la luna sul mare. Oppure vi fa fare delle cose tipo, dai, questo weekend preparati che ti porto a, che ne so, vi fate un weekend fuori, fatto in una spa. Vi fanno fare delle cose che di solito voi non siete abituati a fare. No? E infatti io all'inizio dicevo, Madonna, ma cioè, quando vedevo che comunque si ripeteva questa dinamica, ovvero che mi innamoravo di questi uomini che mi facevano fare queste cose, però all'inizio non ero proprio consapevole, dicevo, Madonna, ma perché a me questo mi piace così tanto? E anche se so che mi sta facendo soffrire perché magari ecco non era costante, non chiamava sempre, dovevo essere io a sforzarmi, però poi c'aveva questi exploit, queste cose che comunque mi facevano rimanere attaccata. Però all'inizio io non vedevo, cioè non capivo bene il motivo per cui io non riuscivo a staccarmi. E piano piano ho detto: ma ecco, invito pure voi a farvi delle domande, no? Perché non riuscite a staccarvi da certi uomini? Io mi sono data una risposta, ho detto. Eccolo perché, ecco qual è il motivo. Il motivo è perché lui mi fa fare delle cose che io non mi permetto mai di fare anche da sola. Ok? Perché in fin dei conti, se andavi a stringere, erano cose che potevo anche fare da sola, però io non mi davo mai il permesso di farle. Perché? Perché aspettavo che doveva essere sempre qualcun altro dall'esterno, o un'amica, o un uomo, o qualcun altro che me le facesse fare. E una volta che tu capisci questa cosa e che io ho capito questa cosa, ho detto, santa miseria, vedi che in fin dei conti, se tu vai a vedere, non ci sta manco tutta quella passione, quella connessione con questa persona, è soltanto che ti piace. Perché appunto lui ti va a riempire dei vuoti all'interno di alcune aree della tua vita che tu in questo momento non ti stai riempendo, cioè proprio non ti stai permettendo, ok, di riempirti da sola. E questo ha molto a che fare
con l'amore che noi diamo a noi stesse, soprattutto che noi diamo alla nostra bambina interiore. Infatti, le donne che poi vengono a fare un percorso con me, scusate un attimo che non voglio che si sentano suoni di notifiche, eccetera. Nel momento in cui le donne vengono a lavorare con me, a fare il percorso con me, subito, diciamo, cioè, da che vengono da me scariche di energia, svuotate, che magari vogliono anche rimettersi in gioco, no? Però si sentono scariche di energia. Andiamo, ecco, a lavorare molto spesso proprio sulla bambina interiore e andiamo a vedere che questa poverina è completamente a secco di amore, di energia, a secco di attenzioni. Quindi, quando la bambina interiore non riceve attenzioni da noi, ok, perché dentro di noi c'è questa bambina, ok, che ha bisogno costante di essere nutrita, anche con l'avventura, Santa Paletta, i bambini, cioè, vivono di avventure, vivono di cose belle, di imprevisti, di regali, di avventure fisiche, nel senso di essere, cioè i bambini, ci avete presente come sono? Mi porti al parco, mi porti a fare la gita in montagna, mi porti al mare. Ecco, se noi non diamo ascolto a quella vocina, ok, che sta sempre dentro di noi, è normale che poi il primo pincopallo che entra nella nostra vita, Madonna Santa, sembra che chissà che ci ha fatto, che chissà chi è. Invece, fondamentalmente, viene a riempire, no? Quel vuoto che noi abbiamo dentro di noi, però che possiamo anche noi riempircelo. Quindi, il primo modo per evitare di avere relazioni con persone, con narcisisti, con persone che magari ci dicono: Oddio, che sei bella, e noi sbaviamo. Cioè, perché non iniziamo anche noi a dirci come sei bella, guardarci proprio davanti allo specchio la mattina e a dirci: Guarda, che sei meravigliosa. Cioè, noi ci guardiamo sempre i nostri difetti, le rughe, e il brufolo e i capelli che non so come vogliamo noi perché non siamo riusciti ad andare dal parrucchiere e tutti i difetti ce li abbiamo noi. E questa io ve lo dico perché sono cose che ovviamente vivo anche io, però fin quando non sei tu a coccolarti, a concederti anche quelle cose che tu consideri adesso una perdita di tempo, come andare a farti una passeggiata al mare, sono quelle cose che poi tu fondamentalmente tu già sai, tu già le senti queste voci dentro di te, però tu non le ascolti perché dici che magari pensi che sia una perdita di tempo, però poi che succede? Che arriva il primo pinco pallo, te le fa sperimentare e tu oh, rimani incantata e non riesci a staccarti, ma non è lui, ok? Non è lui che è speciale, che così, semplicemente lui ti va a soddisfare dei vuoti dentro di te. Ok, vediamo se siete d'accordo. Scrivetemi, ciao Tiziana, buongiorno. Vedo intanto i vostri commenti, scrivetemi che cosa ne pensate, se vi è capitato anche voi, anche a voi, di innamorarvi follemente di qualcuno per poi scoprire che fondamentalmente questa persona era semplicemente, cioè voi ci avevate dato così tanta importanza semplicemente perché poi vi stava riempendo il vuoto, questo bisogno di avventura. Ditemi se vi risuona questa cosa. E infatti, ecco, Carmela mi dice che è tutto vero. Infatti, uno diciamo, dei motivi per cui è brutto essere single è la noia, cioè perché noi ci annoiamo, diciamo che palle, essere single, comunque non c'è nessuno con cui parlare, non, invece non è così, perché ecco un altro motivo per cui noi ci annoiamo a essere single è perché ci hanno detto che per essere gioiose, per essere, diciamo, per essere felici nella vita bisogna per forza avere una relazione, ok? Questo è quello che ci dice la società, no? Pure su Instagram vediamo tutte queste foto di queste persone fidanzate, sposate e pensiamo che quello lì sia, cioè poi confermatemi se è vero perché io penso proprio che sia vero. Che quello lì sia l'unico modo per essere felici, cioè avere una relazione, stare in coppia, farsi selfie col fidanzato, sul lungomare,
Ma questa non è, questo non è vero, perché anche io ve lo posso dire che comunque ho una relazione, è durata tanti anni, ovviamente ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, però io vi posso dire che se io non curassi me stessa, cioè o al di me, cioè Giorgia al di fuori della relazione, io avrei una relazione catastrofica. I selfie se li fa da sola, infatti. Se io non curassi il mio desiderio di avventura, cioè se io non soddisfassi il mio desiderio di avventura anche al di fuori della relazione, io sarei una palla al piede per il mio ragazzo, per il mio compagno, perché dice che cavolo, questa affibbia tutta la sua felicità solo su di me. Ecco, rischiamo anche di affidare tutta la nostra felicità, tutti i nostri bisogni su una persona sola e poi per quella persona diventiamo un peso. L'uomo vuole, ecco, vi dico questo segreto. Un uomo vuole accanto a sé una donna che è già in grado di soddisfare i suoi bisogni, i suoi desideri e la sua felicità già da sola. La relazione è un di più, quindi il bisogno di avventura noi ce lo dobbiamo soddisfare prima di tutto con noi stesse. Quindi fatti domande del tipo: che cosa mi dà piacere? Che cosa vorrei tanto fare che mi sono sempre proibita di fare perché l'ho considerata una perdita di tempo, una cosa futile, no? Perché devo pensare solo a fare, a lavorare, ai doveri. Cioè, noi donne pure, no? Abbiamo solo l'archetipo dentro di noi della madre che deve fare alcune cose, che deve, deve, deve. E il piacere dov'è? Se noi ci neghiamo i piaceri della vita, mi dite voi in che relazioni possiamo andare a sbattere poi? Cioè, ci andremo a mettere soltanto con delle persone narcisiste che all'inizio ci fanno credere fuoco e fiamme, che ci danno tutto il mondo, e dopo, dopo è un casino, sarà una relazione catastrofica. Quindi approfitta di questo tempo di singoltudine, di singletudine, per fare un lavoro su te stessa. Lo puoi fare con me, lo puoi fare con chi ti pare, lo puoi fare in mille modi. Ovviamente io vi propongo il mio percorso perché è quello che ho fatto io durante il mio essere single, durante il mio periodo di singletudine. ho lavorato tanto su me stessa e quindi quello che io propongo, cioè quello che poi ha funzionato con me e che, non mi ha, che ha smesso di rendermi una donna bisognosa, ok? Che andava con gli uomini soltanto perché magari aveva bisogno di qualche cosa. E da che ero una donna bisognosa, sono diventata una donna in grado di dare a me stessa quello che cercavo dagli altri, ok? Quindi il primo passo è questo. Dare a te stessa quello che tu pensi che ti possono dare soltanto gli altri, perché non è vero, in realtà non è così. La prima persona che ti può dare quello che tu cerchi, prima di tutto perché tu sola sai quello che il tuo cuore veramente desidera, non lo sa nessun uomo. Lo potrà sapere il tuo vero partner, no? Quelli casuali, così che entrano e escono, no? Quelli non sanno niente di te. Ma una persona che magari, ecco, che ha una relazione profonda con te, ok, quello lo sa. Però ancora prima di quella persona lo sai tu e ancora prima lo sa Dio. Chiamalo come ti pare, chiamalo universo, chiamalo Buddha, chiamalo come vuoi. Ok, però devi essere tu la prima scrutatrice del tuo cuore, quella che ascolta per prima i suoi desideri, ok? Per evitare proprio queste relazioni catastrofiche. Quindi approfitta di questo tempo che hai da sola per fare un lavoro su te stessa, per vedere veramente tu con che persone ti piace stare, ok? Nel mio percorso questo lo facciamo, di ascoltare i desideri della dea. Ok, anche di vedere quali sono i tuoi confini, quello che vuoi e quello che non vuoi più. Questa è una cosa molto importante proprio per evitare di attirarti ancora persone fredde. Perché se tu sai veramente quello che tu vuoi, quello che ti accende, che ti rende viva, non vai con qualsiasi uomo soltanto perché senti il bisogno, soltanto perché dici, vabbè, però lui mi porta qua, lui mi porta di là. Non ti basta più perché quelle cose già te le soddisfi da sola, non ti serve un altro che ti soddisfa quel bisogno, ok?
E quindi, per esempio, nel percorso che facciamo insieme, noi scopriamo anche, ad esempio, i nostri stili di attaccamento. Quindi, se siamo persone che abbiamo uno stile di attaccamento ansioso, in quel caso andiamo a vedere perché è ansioso, quindi perché, che cosa è che ti rende ansioso e che cosa invece ti porta verso uno stile di attaccamento più sicuro, il che vuol dire che avrai una relazione dove appunto c'è equilibrio, non c'è un disequilibrio dove tu dai, 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 dai e alla fine ti senti svuotata, ma dove c'è un equilibrio, dove ci sono dei confini sani, dove, ok, oltre quella zona non si va, ok? E ecco, è un momento in cui puoi imparare anche a ricevere, l'arte del femminile del ricevere è una cosa molto femminile. Noi donne, come ti dicevo prima, siamo abituate a dare, dare, dare fino all'infinito. Invece prendi questo momento proprio per scoprirti, per avventurarti, soddisfa questo tuo desiderio di avventura esplorando te stessa, facendo proprio dei giochi con te stessa, no? Dici ok, questa settimana invece di sempre essere io quella che do, imparo io a chiedere aiuto, chiedere supporto, mi faccio aiutare dagli uomini, tipo per esempio, che ne so, se ci sta qualcuno per strada che mi vuole dare una mano, io non gli dico no, lo so fare da sola. Perfetto, lo sappiamo che noi donne sappiamo fare da solo, però imparo a ricevere aiuto, quindi ok, ti ringrazio, va bene, sì, accetto il tuo aiuto, quindi imparare a ricevere. Puoi imparare in questo periodo a soddisfare il tuo desiderio di avventura anche andando a scavare quali sono i tuoi programmi limitanti sulle relazioni. Questa è un'altra cosa che facciamo nel mio percorso, nel percorso insieme. Andiamo a vedere perché tante volte noi diciamo che vogliamo una relazione, però in fin dei conti non la vogliamo, perché io quando vado a fare il lavoro con le mie clienti andiamo a scavare e tipo, ok, a parole diciamo la nostra mente conscia lo vuole, però poi andiamo a scavare nel subconscio e andiamo a vedere che per esempio noi non la vogliamo perché pensiamo che per esempio avere una persona vicino vuol dire a non avere più nessun tipo di libertà, vuol dire sacrificare la chimica. Questo è un argomento top e un giorno ne farò anche un corso apposta proprio. Tante volte noi appunto pensiamo che la chimica, quella cosa che ci accende, quel fuoco, no? Quel fuoco, possa esserci soltanto con le relazioni casuali, quindi le relazioni di sesso, quindi con uomini che entrano nella nostra vita e poi però se ne vanno, quindi in fin dei conti noi non è che vogliamo la relazione, vogliamo il sesso, che è una cosa bellissima, che io ovviamente adoro, però appunto c'è un modo per far avere per far sì che ci siano tutte e due le cose, quindi sia il sesso e sia la cosa profonda, ok? Quindi sia la chimica sia la relazione. Quindi essere singolo è un periodo che ti permette anche di andare a scavare profondamente dentro di te e vedere che cosa ti sta impedendo di avere quella relazione che tu veramente desideri. Ok, vediamo un po' che cosa ha scritto Alessandra. Sarà sicuramente sbagliato, ma a volte ho l'impressione. Aspettate che se n'era andata la connessione. Sarà sicuramente sbagliato, ma a volte ho l'impressione che la stessa cosa, esempio passeggiata sul lungomare, fatta da sola sia un momento insignificante, mentre insieme alle persone per la quale ho. Aspettate, esempio fatta da sola sia un momento insignificante, mentre insieme alla persona per la quale ho coinvolgimento diventi una magia. Ok, questo è anche vero. Allora, innanzitutto non è insignificante, cioè fatta da sola non è che è insignificante, è proprio come tu lo stai etichettando questo momento. Ha un significato diverso, ok? Io anche per esempio sono fidanzata, ti ripeto, sto con una persona, sono fidanzata, ma il mio momento, ok, con la mia passeggiata sola ha un significato diverso rispetto alla passeggiata col mio uomo. Il mio momento da sola ci deve stare perché è un momento in cui io soddisfo determinati miei bisogni. Magari voglio ascoltare delle canzoni che mi proiettano in determinate situazioni, che mi fanno immaginare determinate cose. Cioè io ho bisogno sia del momento con la passeggiata col mio uomo che mi dà. Ah, ma Alessandra Roma, ok, sì, che mi dà, scusa, avevo letto un'altra persona, non so perché,
Quindi il mio momento, la mia passeggiata da sola, mi permette di fare determinate cose, di soddisfare determinati bisogni, il mio bisogno di avventurarmi in luoghi esotici, di, non so, può essere qualsiasi cosa, di fare le mie affermazioni, i miei mantra, di ripetermi i miei mantra, di connettermi con l'universo, di connettermi con la natura, perché poi dipende pure da, appunto, da come noi etichettiamo questi momenti. Se tu, Alessandra, te lo etichetti come insignificante, sarà una cosa insignificante, ok? Invece il mio momento da sola di passeggiata sul lungomare, io lo etichetto come momento per Giorgia, momento di magia per Giorgia, momento in cui Giorgia può connettersi con la natura, può connettersi col sole, col mare, può connettersi con i suoi pensieri. Magari ho un momento in cui io devo stare da sola per elaborare alcune cose che magari, dicendo al mio partner, non riesco ad elaborare bene, ok? Ho bisogno di stare con me stessa. Poi ovviamente ci sta il momento col partner, che è un momento anche bellissimo di condivisione di altre cose, ma è sempre magico in tutte e due le situazioni. Quindi stai attenta, Alessandra, se ti posso dare un suggerimento, a come etichetti i tuoi momenti con te stessa. Se tu li etichetti come noiosi, ok, perché vuol dire che tu pensi che tu sei una persona noiosa, ok? E di conseguenza anche la persona che poi uscirà con te penserà questo. Quindi iniziamo prima di tutto a parlare con noi stesse in maniera un po' più elevata, anzi, noi siamo degli esseri divini e degli esseri magici, ok? Come prendo la parola di Alessandra. Quindi le tue passeggiate devono diventare dei momenti magici, cioè inizia a chiamarli i momenti magici di Alessandra. E poi ovviamente ci saranno i momenti magici di Alessandra e però te lo dico per questa cosa, te la dico perché uno dei motivi per cui la mia relazione è finì, perché io sto con un uomo con cui sono già stata, con un mio ex praticamente, e uno dei motivi per cui è finita questa relazione è perché io non sapevo più chi fossi da sola, cioè chi era Giorgia. Io mi conoscevo come Giorgia e Matteo, proprio perché facevamo tutto insieme. Altro che passeggiate, avevamo amici, tutti gli amici in comune, ogni cosa che fa si faceva la si faceva insieme. Quindi io mi ero dimenticata proprio della mia identità, facendo tutto con lui, ok? Quindi questo è uno dei motivi per cui la nostra relazione finì, ok? Poi, infatti, glielo dissi, guardi, io non so più chi sono, e anche lui mi disse che lui non sapeva più chi era, chi fosse. E adesso che siamo di nuovo insieme, dopo un po' di anni di altre cose, non stiamo più insieme come lo eravamo prima, cioè nel senso che io ho i miei momenti da sola, i miei amici, lui ha i suoi momenti da solo. Poi ovviamente ognuno si deve trovare i suoi equilibri con i suoi amici, ogni coppia poi si trova i suoi equilibri. Per il momento il nostro equilibrio è questo, ok? Quindi attenzione alle parole che usiamo anche per definire i momenti da sole. Se diciamo, oddio che palle, oggi sto da sola, che palle, mi annoio. No, dici, ok, oggi sono da sola, ne approfitto per scavare dentro di me, ecco, un'altra cosa bellissima che potete fare se siete single è uscire da sole, cioè fare una cena romantica con voi stesse, ok? Si chiama self-dating. Adesso alcune di voi mi diranno, oddio, che mi stai dicendo? Il self-dating! E invece sì, perché vi dico che io tutte le cose più belle che ho fatto, cioè nel senso, quando ero single, mi ricordo i momenti più belli sono stati proprio quando io mi portavo da sola da qualche parte. Ad esempio, a parte che uscivo spesso proprio da sola, mi acchittavo, mi preparavo tutto il mio rossetto, e uscivo da sola. E lì se esci con quell'energia, perché proprio una cosa che vi confesso, un segreto che vi dico, è l'energia che tu incarni quando sei single. Ok, se tu sei single e sei con l'energia della disperazione, oddio sono single, guarda là, tutti quanti stanno insieme ad un altro, io sono da sola.
Boom! Questo è proprio il fallimento più totale, così non attirerete nessuno di buono, attirerete altre persone pesanti. Invece se io, per esempio, nel momento in cui sono stata single, certo ce l'ho avuto i miei momenti di down e di pensare, oddio, Gio, sei una sfigata, ce li ho avuti. Però, aspettate, faccio un sorso d'acqua. Però poi ho avuto dei momenti in cui, cioè, poi io, ragazze, ci siete? Mi sa che avevo perso la connessione. Ci siete? Si è interrotta proprio, ho dovuto ricominciare la diretta. Aspettiamo un attimo che vi aggiungete. Non so che cosa sia successo, forse c'è troppa connessione. Troppe pagine che avevo lasciato in sospeso. Ok, ci siete? Ci siete, ci siete, ci siete. Ok. Bene, bene, ok, ci siete di nuovo. E qua non vedo i commenti. Ok, scrivetemi ok se. Scrivetemi ok se ci siete. Ok. A proposito, se guarderete a chi guarderà poi la diretta in differita, scrivete replay qui sotto. Invece se la state guardando adesso, scrivete live. Ok, stavo dicendo che appunto avevo anche io i miei momenti di down in cui mi sentivo una sfigata tremenda. Ma invece poi quando ho capito il segreto ho detto, Dio Gio, tu sei single, c'hai un'abbondanza di uomini che puoi conoscere, yeah! Quando mi sono messa in questa energia dell'abbondanza, dell'essere single come wow, come quando tu parti per fare un percorso di trekking, oppure te ne vai a fare un viaggio da sola tipo Erasmus, ecco, mi sentivo una ragazzina in Erasmus. E quindi è cambiata totalmente la mia energia, mi vestivo bella, sempre, c'avevo un'energia addosso, mamma mia, in quel periodo veramente attiravo anche adesso, però cioè, ho più un'energia da ragazza fidanzata, anche se non si deve mai smettere, ecco, vi do un'altra piccola parentesi, apro, anche se siete fidanzate, se siete sposate, eccetera, non smettete mai di avere un'energia, diciamo, per conoscere nuovi uomini, ok? Perché molto spesso noi donne, diciamo fidanzate, cioè se siamo fidanzate eccetera, smettiamo di aprirci al mondo maschile, invece no, continuiamo ad aprirci al mondo degli uomini, ovviamente in maniera, cioè non che ci dobbiamo andare a letto, ovviamente, però piccola parentesi. Quindi, che cosa dovete fare se siete single? Per sperimentare questo senso di avventura, dovete proprio, ecco, immaginare di essere delle ragazzine in Erasmus. Yeah! Si conoscono nuove persone, quindi iniziate a conoscere persone, a conoscere non per forza, perché alcuni hanno un po' di resistenza verso le app, eccetera. Anche io mi ero iscritta alle app, poi non ne ho avuto bisogno perché talmente che la mia energia era un'energia proprio di apertura, che ne avevo, cioè, pure durante la pandemia, mi ricordo, erano comunque tempi in cui conoscevo persone, conoscevo uomini, mi invitavano di qua, mi invitavano di là, e tutto dipende dalla vostra energia, ragazze. Cioè, come dice pure Abraham Hicks, quello che ha scritto Il Segreto, la legge d'attrazione, dipende tutto dalla vostra energia. Tu con che tipo di energia ti vai in giro? Con l'energia che sono sfigata perché sono single? Oppure con l'energia wow, ho un mondo di persone da conoscere, c'è intorno a me un'abbondanza di uomini, di persone, di amicizie che posso coltivare? Questa è l'energia giusta, questo è il segreto, raga. Questa è l'energia dell'avventura. Quindi io mi ricordo in quel periodo, Madonna Santa, uscivo con tante persone, mi invitavano veramente tanti, ho fatto tante conoscenze ed è stato bello perché poi quando inizi a uscire con un uomo, poi ti chiama un altro e un altro ancora. E chi te l'ha detto che non puoi uscire con più uomini contemporaneamente? Io uscivo con più uomini contemporaneamente, ovviamente non è che cioè, fisicamente mi concedevo a tutti, no, perché questo ci fa disperdere la nostra energia femminile, ci fa cioè, io non lo consiglio, no, non consiglio questa cosa qui perché io penso che il nostro corpo è un tempio ed è sacro e
Se hai bisogno di fare esperienze anche sessuali, fattele, però non, io non l'ho fatto, nel senso, quando io consiglio alle mie clienti di uscire con più uomini contemporaneamente, significa di fare dating con più uomini contemporaneamente, cioè quindi una sera esco con uno, poi un'altra sera mi prendo un caffè con un altro, anche cose molto brevi, però mettiti proprio in questa energia dello sblocco, dell'abbondanza di uomini, capito? E di conoscere, di fare pratiche, ecco, di far pratica anche della tua energia femminile, quindi di non spingere la situazione, ma di essere tu la regina. Poi in queste cose, quando, alle clienti, con le clienti con cui faccio il programma, ci divertiamo un sacco, perché poi loro mi vengono, io gli do le indicazioni giuste, loro mi vengono a dire: sai, è successo quest'altro. Ecco, fare conoscenze senza attaccamento, senza per forza andare lì col pensiero: Dio, questo qua, mo, se è l'uomo della mia vita, non lo è, lascia perdere queste cose. Ok, fai esperienza, fai pratica della tua energia femminile in questo momento di singoltudine. Poi ovviamente se stai cercando una relazione tu lo puoi dire, ma certo che lo puoi dire, dici: guarda, io in questo periodo della mia vita sono single, però comunque mi piacerebbe, sai, avere una famiglia, avere dei figli, oppure avere un compagno. Tu lo puoi dire, ok? E in quel modo tu fai anche, fai anche test, no? Testi anche la persona con cui stai uscendo per vedere se effettivamente lui è sulla tua stessa pagina di vita. Questo per un'altra live. Ciao Melissa, non ti preoccupare, ti puoi riguardare la diretta, ok? Quindi ecco, come sperimentare il senso di avventura se sei single? Sperimentalo così. Esci, si chiamano, io li chiamo nel mio programma, questo tipo di incontri molto, proprio per far pratica di energia femminile, li chiamo incontri circolari, ok? Dove tu esci almeno con 5 persone contemporaneamente, ma uscire, ti ripeto, vuol dire anche prendersi semplicemente un caffè, non che con una persona ci devi stare 4 ore a parlare, pure perché due scatole così, se poi scopri che questa è una palla al piede, lascia proprio perdere, ok? Quindi fai conoscenza, testa il tuo essere idea con tutte anche le cose che abbiamo imparato, che hai imparato durante i video, eccetera. Li devi sperimentare, ok? Li devi testare con gli uomini. Come li testi? Con questi incontri molto leggeri, molto veloci, però falli, così tu puoi sperimentare veramente l'energia, questo senso di avventura che in questo momento ti manca, ok? E ecco Silvia di nuovo. E poi, ops, aspettate, vediamo, mi ero scritta anche altre cose. No, ho chiuso il post. Intanto ditemi qua sotto, ragazze, che cosa, se vi piace quest'idea di sperimentare questo senso, cioè di sentire l'avventura. Uè, Elghita, ciao! Ecco, che cosa ve ne pare di quest'idea cioè proprio di sentire questo senso dell'avventura tramite facendo proprio nuovi incontri, cioè buttandovi e affidandovi all'abbondanza dell'universo. Che cosa vi piace questa idea? Scrivetemi intanto. Allora, mi piace assai, scrive Melissa. Vedete che, guardate che è una cosa bellissima, è bellissima. Ecco, un'altra cosa che per esempio io ho fatto quando ero single, proprio perché ascoltavo molto i desideri della mia bambina interiore, che facevo? Dicevo, a che ti... cioè proprio mi mettevo in questa energia, dicevo, che cosa ti piacerebbe fare? Che adesso non ti sei data ancora il permesso di fare, e io c'avevo il pallino di entrare in un coro gospel, ok? Quindi che ho fatto? Me ne sono andata in giro per le chiese a sentire, no, ma nemmeno me ne sono andata in giro per le chiese. Mi capita, ecco, il fatto poi di chiedere all'universo qualcosa già ti fa, proprio ti fa capitare le cose. E io quindi ho chiesto, io vorrei tanto, tanto, tanto cantare in un coro, comunque sentire il coro. C'avevo quest'idea di cantare in un coro gospel. Oh, era il periodo di Natale, non me lo posso mai dimenticare.
Entro in una chiesa, c'era un coro gospel che suonava e che cantava. Ah, io lì non me ne sono proprio fregata, davanti a tutti a ballare, a scatenarmi. Poi mi sono ricordato, ho detto, oddio, io l'avevo chiesto all'universo questa cosa. E quindi che ho fatto? Come una pazza, sono partita e sono andata praticamente da quello che... Ho detto, chi è qua il responsabile del coro? Me lo dovete dire. E lui mi ha detto, no, è quel signore lì, quindi vai da lui a chiedere. Ho detto, senti, tu mi devi dire ora io come posso entrare nel coro. E così praticamente mi ricordo qualche giorno dopo andai lì a fare la prova, a fare le prove per cantare nel coro e mi presero. E iniziò poi un percorso anche con la mia vocal coach che ancora continua e che ero, anche quello era un desiderio, cantare, fare la cantante. Perché no? Anche se io non è che adesso faccio la cantante, però mi preparo sempre ogni settimana come se io dovessi cantare. E poi alla fine in questo coro ci sono anche andata. Infatti, ogni tanto, non so se qualcuno guarda le mie storie, quest'estate abbiamo fatto un tour bellissimo. Ho conosciuto delle persone fantastiche. E questa cosa poi di mettermi in questa energia così alta, così bella, mi ha fatto ancora di più, mi ha fatto sempre meglio. Ero luminosissima. Chi mi vedeva mi diceva, Madonna, sante mani, proprio luci, anche quelli proprio del coro. Quindi fate, ecco, approfittate di questo periodo proprio per fare quello che non vi siete mai permesse e chiedete all'universo, dice universo caro, pensaci tu, io voglio questa cosa, come, no, non vi dovete chiedere come si realizzerà, dice io lo metto nelle tue mani, mi affido a te, ecco la fiducia è un'energia bellissima femminile. Vediamo che mi avete scritto. Intanto benvenute a Tiziana, Luisa, Linda, mi piace assai. Riesco a vedere più cose. Caterina è arricchente ma presuppone tanta stabilità. Che cosa? Stabilità in che senso? Spiegami meglio, Caterina. Melissa, mai fermarsi alla paura di soffrire, altrimenti. Brava! Super Melissa! Super, super, super. Proprio l'altro giorno parlavo con una mia cliente che era incazzata nera perché lei ha fatto il percorso con me. E poi praticamente mi ha scritto, lei si sentiva super magnetica, stava uscendo con delle persone, poi ha fatto il suo percorso da sola e ha iniziato ha attirato una persona che evidentemente non mi piace dire l'ha ingannata, raga, perché allora se volete lavora con me sapete che io sono una un po' tosta, nel senso che non mi piace dire mi ha ingannato, soprattutto dopo che abbiamo fatto un percorso, non mi piace che una donna scarichi tutta la responsabilità sull'uomo e dire no, però questo mi ha ingannato, mi ha manipolato. Ok, però tu quando sei uscita con quest'uomo, come ci sei uscita? Cioè, perché lei mi aveva detto no, io me la voglio godere, non mi importa quello che verrà dopo, mi voglio godere il momento. Benissimo, bellissimo, perfetto. Però sappiate che quando nel momento in cui dite io mi voglio godere il momento e vi scordate di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme sui confini sani, poi non potete pretendere, ok, che questa persona a un certo punto di punto in bianco sparisca. Non lo potete, no, non lo potete pretendere che questa persona, cioè, sia una persona che vuole una cosa con voi stabile. Perché dal momento in cui mi dite adesso me la voglio godere così com'è, già l'istinto vi sta dicendo che non può essere una cosa stabile, cioè ci può anche stare. Però se voi non avete messo i vostri confini, se voi non avete parlato con questa persona di quello che volete veramente, cioè una relazione, ok? Non potete pretendere che questa persona poi stia con voi per sempre e che non vi abbandoni, perché molto spesso succede che quando noi non siamo noi stesse veramente e non diciamo all'altra persona quello che vogliamo, sì, ci godiamo la cosa ed è bellissimo così, però ti devi anche assumere poi la responsabilità di quello che ci viene dopo, ok? Non mi ricordo perché assolutamente vi ho detto questa cosa, perché ve l'ho detta. Oddio, io poi certe volte apro delle parentesi e poi mi dimentico di quello che. Del punto da cui sono partita, qualcuno mi può ricordare? Perché vi ho detto questa cosa?
Allora, vediamo un po'. Ah, ecco, il fatto della paura di soffrire, sì, perché Melissa mi ha detto mai fermarsi alla paura di soffrire. Bene, adesso questa mia cliente mi ha detto, adesso io basta, avevo aperto il mio cuore e adesso basta, basta, non esco più con nessuno, basta, non aprirò più il mio cuore. No, non può essere una cosa del genere. Cioè, io adoro le donne quando aprono il loro cuore e si mettono in gioco e questo è lo scopo della nostra vita, ragazze, metterci in gioco aprendo il nostro cuore. Però a volte, proprio perché tu hai aperto il cuore, magari l'hai aperto un po' troppo, perché aprire il cuore, raga, è una cosa bellissima, però c'ha i suoi tempi, cioè il cuore nostro c'ha anche i suoi tempi. Non è che possiamo, boom, buttarci a capofitto con qualcuno soltanto perché ci piace, dici, oddio, questo sembra la mia anima gemella, sembra come se ci conosciamo da un secolo, e fa pascete, subito ci andiamo a letto, subito ci apriamo. Cioè, ma anche con più calma, raga. Ma anche con più calma, ok? Quindi la paura di soffrire ci sta, perché comunque a volte noi ci lasciamo troppo andare, però comunque continuiamo ad aprirci, anche se abbiamo sofferto, comunque noi ci dobbiamo per forza, raga, perché la vita va sempre avanti. Continuiamo ad aprirci con calma, però con lentezza, senza correre perché magari lui vuole una cosa da te. Ma ho capito, ma tu non sei lui. Cioè, il discorso è sempre questo, raga. Ricordiamoci sempre che noi siamo la prima persona importante nella nostra vita, non l'altro perché magari è buono, perché magari ci piace, perché magari ci fa sangue. Allora, raga, calma. C'è calma, perché poi chi ci soffre siamo noi, quindi trattiamolo bene sto cuore, apriamoci. Io sono la prima a dire apriamoci, però facciamolo con i nostri tempi, con i nostri tempi, con i tempi del nostro cuore. Grazie Melissa per lo spunto. Che bello il coro gospel. Io chiedo all'universo da un anno, ma ancora non accade nulla. Forse stai chiedendo, non so, dipende anche da come chiedi, poi, ok? E poi dipende anche da quello che tu fai, perché ti ci devi, cioè, come si dice, no? Aiutati che Dio t'aiuta. Tu che cosa stai facendo di concreto? Io comunque mi sono mossa, cioè, ho detto, Univè, mi piacerebbe tantissimo, fai tu, non so come. Poi sono andata in giro in chiesa, ovviamente devi fare delle azioni, no? Devi prendere al volo delle occasioni, ti devi un po' informare, non è che ti arriva proprio tutto subito, sbababam. Caterina, stabilità intesa come centratura per non rischiare la dipendenza. Esatto, sì, questo è un lavoro che ovviamente. Questa centratura di cui parli presuppone un lavoro fatto su noi stessi e per questo esiste il mio percorso. Ovviamente lo potete fare con chiunque altro. Io sinceramente non so voi chi trovate lì fuori. Io lo propongo di farlo con me perché io so quello di cui parlo, so quello che faccio, so i miei clienti come si trovano con me e quindi vi propongo il mio. Però fatelo un percorso per fare questa cosa che dici tu, Caterina, cioè di essere salde nei vostri confini, proprio per evitare di rigettarvi in pasto all'ignoto, ok? E ritrovarvi di nuovo che non volete soffrire, quindi non vi volete più buttare, quindi non vi mettete più sulle app, quindi no, 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 quindi no, 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 quindi gli uomini sono tutti stronzi, quindi ecco. Per evitare questo, che è proprio la catastrofe naturale più brutta che a me non mi piace, fate un percorso. Questo è molto importante, ovviamente. Ok, raga, io per oggi penso di aver finito. Mi sa che abbiamo sforato. Volevo fare una diretta un po' più breve, però mi piace stare con voi, mi piace condividere. Se avete delle domande, scrivetemi. Poi, invece, se vi ho fatto venire voglia di fare il percorso insieme pure perché io adoro fare il percorso con voi e quindi per andare a lavorare su tutte queste cose di cui abbiamo parlato, i blocchi, i programmi limitanti, andare a scoprirci per vedere se siamo pronte ad una relazione veramente, una relazione non una relazione due palle così, una relazione bella, profonda, piena anche di chimica. Quindi se siete pr pronte a fare un lavoro su voi stesse, come si deve, accompagnate da me, vi lascio qui appena finisce la diretta, vi lascio il form, il link col form.
E per questo mese di marzo ho 3 posti disponibili, yes, e quindi mi piacerebbe tanto, non vedo l'ora di iniziare a... Oddio, si muove un po' il tavolo, non vedo l'ora di iniziare a lavorare con voi, mi piace tanto, 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 tanto quello che faccio. E Chris! Chris è l'unico maschio dentro questo gruppo, ma perché Chris lo dovete conoscere dal vivo, è Chris. Non vi posso dire com'è, è troppo forte. Come smettere di essere lo stesso tipo di uomo? Chris fa la finita, adesso stai facendo la pipì fuori dal vasetto. Allora, grazie Linda, grazie Alessandra. Ragazzi, ci vediamo alla prossima diretta. La prossima ho già qualche altro argomentino interessante da proporvi, però non vi dico niente, è una sorpresa. Vi do un bacione. Muah.